Buongiorno ragazzi, Matteo Fotto, Domination Mastermind. Oggi in questo video parliamo di un argomento importantissimo che ha a che fare non solo con il mindset, ma anche con tutto quello che riguarda il business in generale, la filosofia del business, perché parliamo di etica e di business. E soprattutto andiamo a sbugiardare una serie di pregiudizi che le persone purtroppo hanno e che vengono insegnati a scuola, vengono insegnati all'università, vengono insegnati si leggono sui media, sui giornali, eccetera. E quindi in qualche modo questo è un video anche divulgativo, se volete. Se non mi conoscete, intanto ti invito a iscriverti al canale, pagina Facebook e pagina Instagram. Io sono un imprenditore online, ho creato una business school per aspiranti imprenditori in cui insegniamo alle persone a fare business attraverso la riprogrammazione mentale e dei programmi formativi adatti e idonei alle persone per aiutare a raggiungere i loro obiettivi nel business. E andiamo a sbugiardare anche quelle che sono i falsi miti, le teorie e le credenze errate che spesso nel mondo del business online o del fare soldi online è un disastro, una nicchia disastrata e purtroppo sono poi le persone, i clienti, chiamiamoli così, finali, le persone a pagarne il prezzo di queste informazioni sbagliate. Quindi cerchiamo di portare un po' di chiarezza e oggi parliamo di un argomento fondamentale che a me è molto caro, che si chiama etica e business, cioè anzitutto perché c'è questo dilemma quasi, soprattutto in Italia, e frutto anche della mentalità storica italiana, molto della Chiesa cattolica, nel senso proprio storico del termine, cioè della Chiesa pauperista, dell'essere poveri, dell'essere umili, eccetera. Per cui in Italia c'è una visione verso la ricchezza molto negativa. In Italia tutti vorrebbero essere ricchi, però se uno è ricco veramente per merito suo, non va bene. Perché in Italia abbiamo molto la mentalità signorile, cioè l'Italia è sempre stata abituata a essere un posto dove nel passato, nel 1500, nel 1600, 1700, cioè fino all'Unità d'Italia, eravamo tutti staterelli piccolini con il signorotto locale che comandava sugli altri. Quindi in Italia c'è un concetto di ricchezza in quel senso lì, cioè come il signorotto locale che governa. Il problema è che questa mentalità si è traslata inconsapevolmente anche nei nostri giorni, oggi è diventato che la persona ricca è il signorotto che sfrutta il prossimo, che comanda sul terreno, che ha la rendita passiva. E il problema è che non è così. Perché oggi le persone che sono ricche, a parte che ricco in realtà è una parola che non vuol dire niente perché è sempre relativo, cioè quanto sono ricco io, magari rispetto a un disoccupato sono ricchissimo, rispetto a Bill Gates sono poverissimo, non ha senso come ragionamento, dovete capire però che il denaro che avete oggi è frutto del valore che avete portato al mercato e quindi da questo assunto voi se ci pensate, perché ho comprato questa camicia che ho addosso? Perché ho comprato il microfono che ho qua e voi non vedete, o il PC, piuttosto che qua c'ho la custodia, no? Del microfono, come si chiama, il filtro pop, il filtro, quella roba lì. Perché ho fatto sta roba qua? Perché ho speso dei soldi miei per comprare queste cose? Per hobby? Perché avevano valore per me. Perché a me servivano e era un valore che ho scambiato col mercato. Al produttore di sta roba qua, che l'ha propagata 10 euro su Amazon, non lo so, adesso non mi interessa, però sta roba qua che adesso mi serve, mi aiuta a pulire l'audio del video. Per me è una cosa che ha valore, perché fare video di qualità è una cosa che mi aiuta a veicolare meglio i miei messaggi, quindi mi aiuta a vendere di più e quindi mi aiuta a far crescere il mio business e quindi mi aiuta a fare più soldi. E quindi per me ha valore investire quei 10 euro, ma sono 10, ma potevano essere 10.000, non fa la differenza. Perché quello che per me ha valore per il mercato, che ha valore come consumatore, come cliente, io sono disposto a pagarlo con i miei soldi in cambio di un bene o un servizio. Quindi, nel momento in cui tutta l'economia si muove in questo modo qua, siccome i soldi vengono dati in cambio di beni e servizi, vendere è per definizione etico. Perché nel momento in cui io vendo, faccio business, quindi mi arricchisco e faccio i soldi, significa appunto che ho dato valore al mercato perché il mercato mi ha pagato, perché se non fosse così non mi avrebbe pagato. E quindi se oggi ho più soldi di prima è perché ho dato più valore al mercato ed è questo che mi fa diventare ricco, cioè il dare valore al mercato vendendo prodotti e servizi che il mercato vuole, non che farebbero bene al mercato, non che il mercato devo cambiarlo io, perché io non sono nessuno, questa è un'altra cosa molto italiana di giudicare, no? Uno dice, ma tu vendi il corso a 1.000 euro, ma non ti vergogni che i poveri in Africa muoiono? No, perché non sono due fenomeni correlati, evidentemente, no? Perché dovrei vergognarmi? Perché dovrei vergognarmi di dare valore alle persone? Io, vabbè, io posso parlare per me stesso, ovviamente, ma questo vale per tutte le cose. Cioè, perché ci sono delle macchine che costano 100.000 euro? La macchina, anche la Panda, ti porta da Roma a Milano, va bene uguale, però evidentemente le persone che comprano una Ferrari è perché hanno un valore nel comprare la Ferrari. Quel valore può anche essere uno status, come ad esempio la Ferrari o i beni di lusso. Cioè, tu compri la Ferrari perché vuoi dimostrare agli altri che ce l'hai fatta, che sei ricco, che sei una persona di successo. Però è uno status e tu ti compri quello status e non è sbagliato questa cosa qua. Questa cosa è etica, è estremamente etica. Se noi vogliamo aiutare le persone, se vogliamo avere anche un impatto, come dire, sociale a me piace l'idea di avere un impatto
chiamiamolo sociale, senza, perché poi non sono sicuramente un eroe da questo punto di vista, però un impatto di dire ok, ho fatto una cosa che però non solo ha arricchito me, ma ha dato un contributo anche alla società in senso generale. Il business è la cosa che per definizione ti fa dare un senso che migliora il mondo, perché tu crei ricchezza nel mondo perché fai business. Quindi io nel mio piccolo so di aver contribuito, per quanto sarà infinitesimale rispetto a una grande azienda o un grande settore intero, ma nel mio piccolo di imprenditore so che se oggi l'Italia ha uno 0,00001% di PIL in più è grazie a me che ho fatto questa cosa qua. E questa cosa vuol dire che io ho generato ricchezza per delle persone, che persone comprano i corsi, si formano, imparano, iniziano magari a mettersi in proprio, iniziano a fare i primi passi, iniziano a ottenere i primi risultati, i primi successi, e per quanto possano anche sembrare magari piccoli rispetto a cose grandi, comunque intanto quella intanto parte una soddisfazione personale, ma comunque è una cosa che ha generato valore per il mercato. Le persone continueranno a darmi i soldi per i corsi, quindi la persona che ha investito 1000 euro con me mi ringrazierà e dirà: Matteo, ma sei stato stupido a venderlo a 1000, perché io l'avrei per me questa roba valeva 10.000 euro. E questo vuol dire scambiare valore per il mercato, ed è etico per definizione, quindi fare business è etico per definizione. E qui adesso io so già che voi state per dire un'obiezione, dice ma le truffe, ma gli schemi Ponzi, ma la mafia, ma la droga e tutte queste robe qua. Allora andiamo a capire perché voi non dovete guardare quella cosa lì. Innanzitutto perché quali sono le eccezioni, cioè il fatto che voi mi dite vabbè, ma online ci sono gli schemi Ponzi che truffa la gente. Sì, ok, certo, ma a parte che ci sono anche nel mondo reale le truffe, o comunque le persone poco oneste ci sono nel mondo online e ci sono nel mondo offline. Non è quello il problema. E nella vita in generale ci sono persone oneste e ci sono persone disoneste. Questo fa parte della vita e non mi sembra una grande rivelazione da fare. Il problema qual è? Il problema è che se voi però non fate delle azioni o vedete male un certo ambito perché ci sono le persone negative, cioè come dire, allora siccome ci sono persone che stuprano le donne, che fanno cose che è una cosa orribile da fare, allora tutti gli uomini fanno schifo. Il ragionamento di questo tipo è sbagliato, è un ragionamento stupido. Ci sono delle persone che truffano? Sì, ci sono dei criminali che si arricchiscono rubando, ingannando, facendo cose moralmente sbagliate? Sì, certo che ci sono, non è che siamo ciechi, non è che siamo qua a fare buonissimi, a pensare che siamo tutti buoni e ci abbracciamo. Però il fatto che io so questa cosa non significa che non sia etico fare quello che faccio. Quello che, cioè, se voi volete fare i soldi, siete per definizione etici. Perché arricchendo voi stessi, voi arricchite la società, e questa è una regola anche proprio dell'economia, che se voi volete far star meglio i poveri, cioè, perché poi qual è l'obiezione classica, no? Un po' da mentalità comunista classica italiana, è no, ma tu se fai soldi impoverisci il prossimo, se tu fai soldi vuol dire che stai sottraendo soldi a qualcun altro, ed è una grandissima cazzata, perché se io ho soldi posso spendere più soldi rispetto a chi non ha soldi, che grande banalità da dire, però è la verità dei fatti. E quindi posso, spendendo più soldi, posso arricchire anche le persone che oggi non hanno soldi. Pensate a una persona ricca, io sono, vabbè, non mi considero ricco, cioè non sono ricco per quello che si intende ricco, diciamo che sicuramente non muoio di fame, ma non sono multimilionario, ecco. Quello che appunto anche io nel mio piccolo, l'esempio che ho fatto prima, cioè compro una cosa, ho dato 10 euro a un imprenditore, quell'imprenditore, che quell'azienda in realtà che mi ha venduto quello, in realtà ha pagato i suoi fornitori, ha pagato i suoi dipendenti a loro volta, perché l'economia è un flusso di cose in continuo, è un continuo l'economia, tant'è che le recessioni, le crisi economiche si verificano quando la gente smette di spendere, o comunque questo ciclo di passaggio di denaro si interrompe per qualsiasi motivo, come può essere il Covid, cioè c'è il Covid, la gente guadagna di meno, o i ristoranti rimangono chiusi, i ristoratori non pagano più gli stipendi, i ristoratori non investono più, non pagano più i fornitori, piuttosto che non pagano più gli affitti, piuttosto che la gente non va al ristorante e quindi guadagnano meno soldi, e quindi si crea un circolo negativo. Ma se voi volete far star bene gli altri, dovete arricchirvi, cioè dovete fare i soldi, cioè questa è una roba proprio, cioè è una cosa che dovete mettervi in testa, perché se voi volete, io sento persone criticare il mondo del business online dicendo che sono troppi soldi, che non abbiamo, che io non ho il diritto, come se a parte che chi se ne frega, se no, cioè se non avete il diritto prendetevelo, cioè se non è illegale prendetevelo quella roba lì, io ho il diritto di chiedere quanti soldi voglio, perché? Perché è semplicemente libero mercato, se ne chiedo troppi la gente non me li darà, se ne darò troppo pochi magari me ne danno in tanti ma saranno di qualità più bassa, cioè è libero mercato, siamo tutti liberi di agire, cioè non devi giudicare quanto costa un servizio perché tu non apprezzi il valore, il mondo è pieno di servizi di cui io non posso apprezzare il valore, è pieno il mondo di cose che io nemmeno so che esistono, o di cose che se anche, cioè per me comprare un gadget da 2 euro su Amazon, non so, un portachiavi, non me ne frega niente, quindi è una spesa che è giusto vendere un portachiavi, per dire, una cosa che frivola, una cosa, una cazzata, sì, ma a me non me ne frega niente, quindi se tu lo vendi a 50 euro mi devo sentire offeso che per me quella roba non ha valore? No,
se tu sei la vendita 50, un vero imprenditore come ha ragione, avete ragione che se vede uno che vende un portachiavi 50 euro invece che 2 euro, gli dice: cazzo, bravo che tu sei stato capace di chiedere 50 euro e di farteli dare, bravo, cioè tanto di cappello che hai avuto successo. Questo vuol dire, e come dovrebbe ragionare un imprenditore. Se voi fate, iniziate a fare gli imprenditori, volete fare gli imprenditori, volete mettervi in proprio, volete fare tutta una serie di cose, e però poi continuate a seguire, avete questa idea di povero dentro, dice: ma prendo troppi soldi alla gente, ma non è che ne chiedo tanti. Voi dovete essere, anche perché se voi siete dei bravi venditori o comunque siete dei bravi imprenditori che danno valore al vostro mercato, dovete fare la cosa più completa per la persona. Io ho dei clienti, cioè se io sono davanti a un cliente, adesso facciamo un esempio, io sono davanti a un cliente e devo fargli un preventivo, un'offerta, o devo vendergli il mio prodotto, il mio servizio, la soluzione a un problema anzitutto, o a un bisogno. Quindi partiamo dal fatto che c'è un problema, una persona, tizio, caio, sempronio, ha un problema, o una categoria di persona ha questo problema, io glielo risolvo. Quindi già questa è una cosa utile, perché sto migliorando la società. In più, siccome l'ho migliorato, quella persona mi paga, e pagandola ha generato ricchezza. La ricchezza si genera così, non si genera con le rendite. Per questo che il passive income e le rendite passive sono tutte cazzate, o il 99% dei casi lo sono, perché comunque la ricchezza è frutto di spostamento di denaro. Se tu inizi a cercare la ricchezza in modo parassitario, magari se vai a fare il politico o vai a fare in qualche posto strano di potere, magari ce la fai anche, ma non produci ricchezza, stai semplicemente prendendo denaro senza dare nulla in cambio al mercato. E se tu fai così, prima o poi il mercato torna indietro, perché è vero che uno può dirmi: ma le scheme Ponzi, ok, ma io posso fare un Ponzi oggi, vi truffo, però domani non mi posso più far vedere, perché se mi vedete mi venite a cercare, mi fate fuori. Quindi è vero che io posso arricchirmi in modi poco etici, poco trasparenti, ma è anche vero che se questi metodi non sono supportati da cose concrete e durature nel tempo, mi portano sostanzialmente un danno. Quindi se volete fare business, non dovete pensare che ci sia un'incongruenza tra fare soldi ed essere persone etiche, essere persone oneste. Anzi, se voi volete essere veramente persone oneste, veramente persone etiche, dovete cercare di fare più soldi possibili, perché è così che potete aiutare il prospect, e così che potete fare beneficenza se volete fare beneficenza, così che potete fare progetti se avete a cuore un progetto, una causa particolare. Vi servono i soldi. Se non fate soldi perché invece pensate di essere persone sporche, quello che ottenete in realtà è l'esatto contrario: non otterrete i risultati che volete, non otterrete il denaro che avrete, e senza quel denaro non potrete diventare le persone che siete, perché il denaro è un amplificatore delle persone. Se tu sei uno stronzo, ma sei uno stronzo ricco, sarai ancora più stronzo di come lo saresti se fossi povero, perché magari un povero non si può permettere di fare certe cose, perché non può mandare a fanculo il suo capo, perché sennò perde il lavoro e muore di fame, ma una persona ricca invece può permettersi di mandare a fanculo un cliente. Ma perché è stronzo? Sì, ok, è stronzo, però il denaro amplifica, ma vale, amplifica sia il negativo che il positivo. Il denaro è della carta, non è nient'altro che questo, della semplicissima carta. Appunto, non c'è una differenza tra essere imprenditori e brave persone ed essere imprenditori ricchi e poco onesti. Non esiste questa roba qua. Cioè, levatevi dalla mentalità, voi vi state arricchendo non solo voi stessi, ma state arricchendo la società, perché voi non potete alzare il livello in generale della ricchezza nel mondo. E non è che è un'idea mia, non è un'idea che dice: vabbè, lo dici tu Matteo, ma che cazzo sei tu? Lo dicono gli economisti, andate a vedere i dati ufficiali, non i miei, i dati ufficiali, scoprireste che nel mondo, visto in questo mondo orribile capitalista dove tutti a quanto pare rubano i soldi al prossimo per arricchirsi, in questo mondo terribile scoprireste che però negli ultimi soltanto 50 anni il livello della ricchezza è salito tantissimo, se paragonato poi al livello della ricchezza del passato, cioè del 1800, del 1700, scopriremo che siamo sempre più ricchi. Ma com'è se noi andiamo a vedere anche il livello della ricchezza dei ricchi, cioè delle persone che hanno un reddito alto, nel, diciamo, nei nostri giorni, quelli di 50 anni fa, scopriamo che i ricchi di oggi sono più ricchi dei ricchi del passato. Allora, se i ricchi del passato di oggi sono più ricchi di quelli del passato, per quale motivo le persone in generale, compresi i paesi poveri, sono più ricchi rispetto a 20 anni fa? Per quale motivo? Perché l'economia funziona così, ragazzi. Se voi volete, cioè non è che vi devo convincere, anche perché io spero che se mi seguite perché volete fare gli imprenditori, quindi in qualche modo avete una vocazione imprenditoriale seria, volete fare delle cose particolari, volete mettervi in gioco, volete fare delle cose. Io do per scontato che il vostro focus sia verso cose etiche, verso cose sostenibili, perché lo spero, perché se mi seguite io mi dissocierei anche da voi se scoprissi che fate robe poco oneste, eccetera. Il problema è che l'essere onesti, l'essere persone etiche, rette, moralmente apprezzabili,
è fondamentale per fare soldi. Quindi se voi volete fare soldi, innanzitutto dovete evitare di fottere il prossimo come prima cosa, soprattutto se volete fare soldi nel tempo, perché se volete fare soldi oggi potete anche fotterlo il prossimo, ma se volete fare soldi da qui a 30 anni e continuare a generare ricchezza, a generare reddito, dovete essere comunque essere persone quantomeno di un certo tipo, cioè non potete prendere per il culo la gente. E oltretutto, comunque, l'arricchirvi, il cercare di fare più soldi possibile, il massimizzare il profitto, è la cosa più etica di questo mondo. Sarebbe molto poco etico se io come imprenditore cercassi di non massimizzare il profitto della mia azienda. Se io come imprenditore, invece che massimizzare il profitto, iniziassi a pensare ad altre cose, le persone che lavorano con me sarebbero le prime a pagarmi il prezzo, e poi io stesso, perché poi non avrei soldi da investire, non avrei soldi per fare miglioramenti, non avrei soldi per tutta una serie di cose, non avrei le provvigioni da dare ai venditori, oppure le avrei, ma siccome ho venduto di meno e non ho massimizzato il profitto, ho meno lead, quindi il venditore guadagna molto di meno, e tutta una serie di persone intorno a me in realtà ci vanno a perdere. E questo a prescindere dal livello di successo del business o dal livello del in cui siete voi nel vostro percorso, perché questo vale sia che siete all'inizio sia che siete multimiliardari, perché è così che funzionano i soldi, punto. E se voi capite questa cosa, magari potete anche essere senza soldi, potete essere senza particolari situazioni floride economiche eccetera, però se capite questo principio, poi i soldi li riuscite a fare. Se invece pensate che i soldi siano una cosa poco etica, che per averli bisogna rubare, bisogna fare cose, o diventate voi stessi i primi truffatori, oppure smetterete di farli, non andrete da nessuna parte, perché vi lamenterete del fatto che fare soldi è difficile. Certo che fare soldi è difficile, ma il fatto che uno dice vabbè, ma tu fai business, ma fare business è difficile, certo che è difficile, perché se era facile erano tutti ricchi, come dire, per avere gli addominali scolpiti, è facile avere gli addominali scolpiti? No, evidentemente no, non lo è per niente. Il problema però è che se io non faccio questo percorso seriamente e non mi formo, non mi adeguo dei giusti strumenti per fare il business, chiaramente è ancora più difficile. Ma qui sta studiare con me, sta entrare nei nostri percorsi formativi, sta nel fare un certo tipo di percorso serio fatto bene, e ovviamente avendo anche le giuste informazioni, perché non basta semplicemente il ripeti forte forte o fai l'immersione e impari e in automatico ottieni successo. Queste sono puttanate, o comunque sono cose che hanno anche un fondo di verità, ma che però mancano delle informazioni, quello è il problema. Quindi se voi volete fare gli imprenditori seriamente, lasciate perdere tutte le cazzate, capite, mettetevi in testa una cosa che per me è anche, per me ad esempio è una delle mie visioni, cioè per me la mia visione è, perché voglio diventare un imprenditore con tante aziende mie e voglio fare tanto business eccetera, perché io ho questa immagine, questa visione positiva, se volete, appunto, che io so che se domani sono milionario, miliardario addirittura, adesso è una cosa che è veramente enorme rispetto al livello dove sono oggi chiaramente, ma se io domani fossi milionario, miliardario, chiaramente vuol dire che ho servito tantissime persone, vuol dire che ho portato un grande beneficio alla società e quindi ho scambiato tanto valore col mercato, e quindi ho fatto comunque delle cose positive, delle azioni positive per qualcuno nel mercato, e oltretutto avendo tutti questi soldi vuol dire che poi posso utilizzarli per i miei progetti, per le mie cose, per supportare cause in cui credo eccetera eccetera. Quindi questo dovete capire, se no altrimenti diventa business, per fare i soldi bisogna rubare i soldi prossimo, e non riuscite a farlo, perché cioè non riuscirete a vendere neanche un euro, neanche 50 centesimi, e non riuscirete a fare niente se non vi mettete in testa che fare soldi è etico per definizione. Guadagnare il massimizzare il profitto è la cosa più etica e giusta da fare, e che se volete aiutare il prossimo, volete aiutare i poveri eccetera, la cosa migliore che possiate fare nei loro confronti è cercare di fare più soldi voi, perché se fate più soldi voi potete aiutarli, potete fare la beneficenza, potete costruire ponti, progetti, strade, tutto quello che serve ai poveri. Se però siete poveri voi stessi prima non aver guadagnato, non li potete aiutare, come dire io voglio insegnare alle persone a stare in forma, io sono il primo che non è in forma a livello fisico, e non funziona sta roba qua. Prima dovete sistemare voi stessi, poi potete passare a aiutare gli altri se volete, se qual è la vostra vocazione. Cioè io conosco persone, io conosco a livello diciamo di conoscenze personali persone che hanno questa vocazione dell'aiutare il prossimo, voglio fare la beneficenza, mi piace, ok, è una cosa nobile, è una cosa che riconosco e che è meritoria, io non sono sicuramente così, non sono così buono, ma se tu hai questo obiettivo di aiutare gli altri, comunque devi fare soldi, punto, perché sennò i soldi non li fai. E comunque anche le grandi aziende di beneficenza, le organizzazioni di beneficenza eccetera eccetera, campano su che cosa casualmente? Sui soldi dei ricchi. Perché? Perché i ricchi sono quelli che fanno le donazioni più grandi, invece i poveri fanno le donazioni da 5 euro oggi, poi domani se ne dimenticano, e questa è la verità. E quindi
se qualsiasi sia l'obiettivo che ti può muovere, hai bisogno di soldi e per avere questi soldi devi massimizzare il profitto. E non c'è nessuna incongruenza tra l'etica e il business, anzi, a maggior ragione, se tu vuoi essere un imprenditore di successo, avere soldi, fama, tutto quello che si può conseguire, poi a me la fama non me ne frega niente, ma se vuoi diventare anche una persona, un filantropo, eccetera, ti servono i soldi. E se tu arrivi a quel livello è perché per definizione sei una persona onesta, perché se tu, perché vuol dire che tu ti sei creato una reputazione di un certo tipo, altrimenti quello che succede banalmente è che tu puoi anche fare i soldi oggi, quello li puoi fare, ma poi arrivi qui la gente se ne accorge dopo un po' e hai perso delle opportunità, hai perso i soldi che hai fatto oggi, anche se li hai tenuti, comunque devi sempre nasconderli, non, cioè, è anche brutto vivere sempre con il terrore che cazzo se mi sgamano, che ho truffato, minchia mi arrestano, e ogni volta che trovo un carabiniere per strada dico minchia ma qua per me, cioè, è, secondo me è uno stato che non vale neanche la pena vivere. E vabbè, quindi appunto io ti invito ovviamente a registrarti all'area riservata, abbiamo una regola gratuita di mettere i corsi, se vuoi capire anche il discorso del mindset, della riprogrammazione mentale, io ti consiglio di registrarti qua sotto in descrizione, trovi un link a una lezione gratuita sempre sul mindset che si chiama l'anello mancante della riprogrammazione mentale. Detto questo, niente, io ti invito ovviamente a iscriverti a pagina Facebook e pagina Instagram e a diventare un vero dominatore del business.